Buongiorno ragazzi, questa mattina ci siamo svegliati con una piccola sorpresina, e cioè Vanessa accusava dolore sul seno e quindi l'ho toccata e ho sentito che c'è un piccolo rigonfiamento. Essendo domenica e non essendoci la pediatra, ho deciso di portarla in pronto soccorso e vedremo cosa ci dicono. Sto aspettando Vanessa che si prepara e andiamo. Amore, ascoltami, io vado un attimo con Vanessa in ospedale perché devo far visitare Vanessina. Okay. Tu rimani a casa con papà, fai la brava, ok? Non mangiare caramelle in mia assenza. Okay. Andiamo, amore? Sei tranquilla? Andiamo. Ciao, amore, a dopo. Ciao. Allora, Vane, siamo in macchina, stiamo per andare. Sei tranquilla? Stai tranquilla perché sicuramente non sarà niente di grave. Probabilmente lo sviluppo e che può dare, insomma, qualche piccolo problemino, ma niente di che. Però io mi sento più serena se me lo dicono i medici, ok? Andiamo? Pronta? Sì. Ok, Vane, siamo arrivati all'ospedale. Adesso cerchiamo il reparto e soprattutto verifichiamo quanta gente ci sarà. Magari ce ne sarà tanta, Vane. Adesso vediamo, ok? Speriamo di no, che ci sia poca gente. Allora, vai, abbiamo fatto l'accettazione e già la signora dell'accettazione ci ha detto che comunque non dovrebbe essere niente di grave. Abbiamo deciso di aspettare comunque invece di andare a casa e sentire anche il parere del medico, ok? Non c'è moltissima gente. Da quello che ho visto, in attesa ce ne sono solo due. E gli altri bimbi, ragazzi che ci sono già stati visitati e forse devono fare una seconda visita di controllo, ok? Aspettiamo il nostro turno, va bene? One hour later. Vane, non ci hanno ancora chiamati e sono passati. È passata un'oretta, penso, da quando siamo qui. Come va? Sei stufa? No, anch'io. Dai, vediamo un po' quanto ci vuole, se poi vediamo che magari passa troppo tempo, torniamo a casa e magari poi andiamo dalla dottoressa o lunedì o martedì, tanto la signora mi ha comunque tranquillizzata e mi ha detto che non è niente di grave, eh? Ok. Dai, vediamo, ok? Aspettiamo ancora un attimo. Allora, Vanessa, è appena uscita l'ultima bambina che era in attesa. Gli unici in attesa adesso siamo noi, a parte quelli che sono già in visita, quindi si presume che ci chiamino e speriamo, anche perché io ho tanto sonno e tanta fame, mi sto addormentando. Oddio. Sono affamatissima, non abbiamo pranzato, siamo uscite di corsa per venire qua e adesso ho fame. Quando torniamo a casa, mamma, guardiamo il film. Sì. Andiamo a far vedere l'acquario ai nostri amici, sì, che c'è qui. Vedere? Guardate quanti pesciolini. Ci sono tantissimi pesciolini appena nati, ma veramente tanti, eh? Vero? Sono belli. Sono tantissimi. Guardali, guardate, guardate cosa fanno. Chissà cosa succede all'improvviso. Guardate, guardate, sono impazziti. Ma perché? Non lo so. Vanessa, ci siamo alzati a fare due passi perché veramente non se ne può più. Sono due ore che siamo qui, forse anche di più, non ci chiamano, siamo rimasti solo noi in attesa, gli altri sono già stati visitati. Speriamo che adesso non chiamino qualcun altro che è arrivato dopo di noi per qualche urgenza, ma non mi sembra. A me gira la testa dalla fame che ho. Cioè, siamo affamatissime. Speriamo che ci chiamino presto, altrimenti ragazzi noi torniamo a casa. A few moments later. Allora, Vane, la dottoressa è andata in reparto per un'urgenza, però adesso mi sembra di averla vista e speriamo sia lei e soprattutto speriamo che ci chiami, perché sta diventando un po' insopportabile la situazione, però c'è da capire, insomma, ci sono tanti bimbi con situazioni anche più gravi di te e quindi dobbiamo aspettare un attimo. Dai, adesso mi sembra di averla intravista, spero sia lei, speriamo che ci chiami. One eternity later. Vane, ce l'abbiamo fatta, siamo uscite da questo ospedale. E poi ci racconti che cosa ti ha detto la dottoressa, va bene? Finalmente dopo 2 ore e mezza andiamo a mangiare qualcosina a casa. Ragazzi, siamo finalmente tornate a casa dopo questo lungo pomeriggio in ospedale. Si è fatto addirittura buio. Comunque, nel frattempo abbiamo mangiato e adesso vi farò dire da Vanessa che cosa le ha detto la dottoressa. Ecco le mie bimbe, Vanessa, finalmente ho già detto ai nostri iscritti che siamo riusciti a tornare a casa dopo questa lunga giornata in ospedale. Ciao ragazzi! Ciao amore!
Ci siamo mancate! Sì, guardate cosa sto facendo le cose. Vediamo. Per fare la scorreggia vi insegno. Allora, basta che aprite la mano bene così, la mettete qui, e poi così. Ah, e okay. Guardate. Anche queste scorreggine un po' poco naturali. È tutto finto così. Madonna, Anastasia! Ma invece qualcosa di più costruttivo nella vita, sei capace a farlo? Sì. Quale? Fare il necessario. Per esempio? Non so. 2 più 2 quanto fa? 2 più 2 quanto fa? 5. Non è vero, gliel'hai suggerito tu. Monella. So, però quanto fa? Dimmi 3 più 3. 3 più 3. 6. 5 più 5. 10. Brava, amore! 1 più 1. Guarda le mie dita. Quanto fa 1 più 1? 2. Brava. Ma dimmi un po', Anastasia, ti siamo... Ma che so quanto fa 100 più 100? Quanto fa 100 più 100? 200! Brava, amore mio! Dai che iniziamo le elementari con le basi giuste. 4 più 4? 4 più 4? 3. Cosa? Potevi studiare oggi con papà mentre noi... 5. No. 6. No? 8. Sì, osotto, sì, è proprio quello. Risotto. Ascolta, Ani, una domanda. Ma ti siamo mancate? Sì. Quanto? Tantissimo. E vuoi sapere cosa ha detto il dottore Avane? No. No? Ti interessa? Sì. Cosa hai detto tu? Che morirò. Ma smettila. Guardate. E Google, 50 più 50, quanto fa? 100. La risposta è 100. 100. Ah, brava, ma è così che tu studi? Chiedi a Google? Ma l'importante è che tu apprendi, che poi sia Google, sia una maestra, non ci interessa. Adesso dico però che tempo ci sarà domani, vedi, vediamo. Vediamo cosa dice Google. Ehi Google. Ciao bambola. Ehi Google. Ehi Google. Che tempo ci sarà domani a Novara? A Novara domani ci saranno rovesci sparsi, con una massima di 29 gradi e una minima di 18. Piove? No, però tanta goccia, tanta goccia, poi una goccia e sole, dai. Ok. Almeno le nostre amiche ci vediamo alle 3. Ma chi sono le nostre amiche? Domani non vediamo. Ah, domani a scuola devo andare. Lo sai che domani alle 5 ho la riunione? E se non puoi... Quelle mie maestre, quelle lì maestre. Vuoi venire? Sabina. No, amore, quelle maestre lì purtroppo non ci saranno più perché erano della materna. Ma tu inizi le elementari, altro che... Ascolta, Ani, facciamo una cosa. Vanessa spiega ai nostri amici che cosa le ha detto il dottore, va bene? Sì. Allora, Vane, che cosa è successo oggi? Niente, noi siamo andati a farci un giro perché ci stavamo annoiando, quindi abbiamo detto dov'è che non siamo andati da un po' di tempo al pronto soccorso. Andiamo a fare un giro al pronto soccorso e ricerchiamo di restare il più tempo possibile in una challenge, vero? È andata così? Ah sì? Ah, quindi mi hai presa in giro. Dai, spiega cosa è successo. La dottoressa mi ha detto che non era niente di grave, che non mi dovevo preoccupare, è solo la crescita. Quindi è la primissima crescita dei bambini. Il primissimo sviluppo. L'inizio. Sviluppo e l'inizio proprio dai bambini di 8 e 13 anni. Esatto, però ti ha detto di non toccarti. Sì, perché sennò si infiamma. Esatto. Perché cos'è che abbiamo scoperto che avevi? Avevo una pallina in mezzo a qua. Perché ridi? Allora io pago per la dottoressa. Prima hai vomito Neo. Non si danno i soldini alla dottoressa, lo sai? A quella dottoressa lì non si danno i soldini. E a chi? Ai dottori privati quando vuoi fare una visita specialistica. Se vuoi puoi dargli alla mamma i soldini. Va bene, bimbe! Anastasia! Ani, dagli a me i soldini che poi domani li do alla dottoressa. Ormai la dottoressa è andata a casa a dormire adesso. È stata una tragedia oggi, vero? Anastasia, meno male che non sei venuta. Oggi è stata lunghissima perché, vabbè, avevamo questi due ragazzini che giocando a pallone si sono dati una testata e quindi sono stati sotto osservazione e ogni ora, mezz'ora entravano loro per vedere come stavano. Poi magari dopo di noi arrivava il bambino col taglio piccolino e quindi veniva curato prima di noi. E alla fine siamo entrate dopo 2 ore e mezza. Io avevo quasi perso le speranze e tu pure. Poi stavamo morendo di fame.
perché praticamente meno ci siamo male che c'era l'acqua, perché sennò siamo andati a prendere l'acqua perché veramente stavamo morendo. Dopo 2 ore e mezza senza acqua, secondo me ce ne saremmo andate via prima. Eravamo sul punto di andare via e poi fortunatamente ti hanno chiamata e ti hanno visitata, perché comunque io ero abbastanza preoccupata, anche se so che sei in quella fase di età in cui stai crescendo, però sentire una pallina lì in quel punto mi ero un pochino preoccupata. E anche tu ieri eri abbastanza preoccupata, vero? Ok, adesso stai meglio, ti ha raccomandato di non toccarti, perché altrimenti si infiamma e allora sì che diventa pericoloso. E niente, allora io direi che possiamo concludere questo lunghissimo video di tutto il giorno qua. Anastasia, vuoi venire a fare i saluti? Io direi che Anastasia è insopportabile. Andiamo, facciamo i saluti? Il video finisce qua. Allora ragazzi, se volete questo gioco, si chiama così. Come? Così. E se volete questo, guardate. Sì. Per la gioia di mamma e papà, ragazzi, scaricatelo! Che... anche questo qui si sta ancora scaricando. Oh, sì, che... scarica le 50 al giorno, così tra un po' il tuo telefono non funzionerà mai più. Ok, ragazzi, no, mi dice di togliere un culo. Andiamo a lavare i dentini, a mettere il pigiamino e a nanna, perché nel frattempo abbiamo anche mangiato, siamo andati fuori a cena perché eravamo affamatissime. Adesso siamo tornate, ci laviamo i denti e andiamo a fare la nanna, ok? Il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like al vostro video. Voi due siete le bambine più pazze del web, soprattutto tu. Dai, ciao! Ciao!